intellettuale, dovremmo dire quel libro lì non sappiamo chi l'ha scritto, perché non lo sa nessuno. Allora, quando ci sono quelle, questo mi fa divertire molto, ve lo devo dire, no? Io nei miei libri cito delle fonti, allora cosa fanno? Pigliano queste fonti, saltano addosso per massacrarle, distruggerle, per dire: ah, vabbè, così se annulliamo le fonti, annulliamo anche le cose che dice Biglino. Se quei signori avessero un minimo di coerenza, dovrebbero prendere la Bibbia e buttarla nel cestino, perché la Bibbia non ha fonti. Non ha fonti. Quindi se un libro non ha fonti non vale, lo prendano loro e lo buttino nel cestino. Questa è la realtà dei fatti, che ancora prima della questione delle traduzioni, ma molto prima. Questo è il libro da cui nasce la religione. Dopodiché, se uno lo legge tranquillamente, e io vi invito a leggere la Bibbia che avete in casa, lentamente, con molta curiosità, capirete un sacco di cose. Da un po' di tempo faccio una battuta, ma anche questa non è una battuta. Per cui siamo come in Piemonte, quindi anche voi mangiate la polenta. E c'è, almeno io non so se c'è anche qui, ma insomma in Piemonte da noi c'è un detto degli anziani che dice: ma alla settima fetta anche io mi accorgo che è polenta. Cioè, cosa vuol dire? Tu mi dai qualcosa da mangiare, mi racconti che è frutto, che dipende insomma da una ricetta antichissima, elaborata, segreta, che insomma è conosciuta soltanto da pochi. Vabbè, io la prima fetta ci credo, la seconda anche, alla terza. Poi a un certo punto comincio a avere dei sospetti, arrivo alla settima e dico: no, basta, ho capito, è polenta. Mi piace, la mangio, ma se mi dai polenta, mi dici che è polenta, per cortesia. Cioè, non stai a raccontarmi balle cercando di farmi credere che è altro. Quindi io con l'Antico Testamento sono arrivato alla settima fetta. E le spiegazioni della prima fetta non le voglio più. Non le voglio più. Il mio editore sta cercando, non so se ci riuscirà, di organizzare un convegno nazionale nel quale sul palco ci saremo io, teologi cattolici, ebrei, ortodossi e protestanti. Ma non teologi nel senso di un laureato in teologia che fa il parroco di campagna, che va benissimo, per carità, tutto il rispetto. Il primo a essere stato invitato è Monsignor Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura del Vaticano. Cioè, vogliamo fare un convegno che abbia sul palco i massimi esponenti delle varie correnti religiose che partono dall'Antico Testamento. No. Però sta andando avanti, vediamo. Perché? Perché è interessante metterli sullo stesso palco e fargli commentare contemporaneamente gli stessi passi. Non c'è neanche più bisogno di contestarli, ci pensano da soli, perché allora alla fine di quel convegno, speriamo di riuscire, la gente non è che avrà la verità, non illudiamoci, ma capirà come ciascuno di quelli sia costruita la sua e come nessuna sia sostenibile, perché questo è il discorso sull'Antico Testamento. Non loro non hanno la verità e ce l'ho io. No, io non ho nessuna verità sull'Antico Testamento, io non ho scoperto nulla. Io faccio un lavoro banalissimo, racconto ciò che leggo, che è il lavoro più stupido di questo mondo. Ma è talmente stupido che cercano in tutti i modi di dirmi che non lo devo fare. In tutti i modi, credete. Ecco, e invece per questo che ovviamente mi diverto ad andare avanti a farlo. Cercano tutti o solo i cattolici? Se lei legge i forum di consulenza ebraica, i forum sionisti, i forum sionisti contro di me, troverà delle cose molto interessanti, ma non è un problema, perché questi forum sionisti sono poi anche costretti a scrivere delle cose, no? Proprio questo è tratto da internet, quindi sono cose pubbliche, dove chi parla contro di me, per esempio ce n'è uno che si firma Neger, che è veramente su varie cose. Mauro ha ragione, la Bibbia, come gli afferma, non è un libro di religione. Io dico: la Bibbia non parla di Dio.
Sentite cosa scrivono. Allora, hanno preso una mia affermazione, giusta. Nella Bibbia non esiste il monoteismo. La loro risposta è: non ha senso parlare di monoteismo in una lingua che non annovera nemmeno un termine che abbia senso di Dio, cioè oggetto di adorazione. Nella Bibbia il concetto di Dio non c'è. E lo scrivono questi che quando io morirò stapperanno bottiglie di spumante, non amici miei. Ma perché è così? Perché Dio c'è comunque. E Dio è quello che ha dato loro il diritto a fare certe cose. Certo, Biglino difende la tesi che la Bibbia non parla di Dio. Questa è di 3 giorni fa, nella sua scritta per la grande. Tuttavia, pur nella plausibilità che alcuni testi biblici all'origine non avessero Dio in senso stretto come protagonista, cominciamo a dirlo. Questi scritti, ascoltate bene, questo lo scrive Necker, e chi segue le vicende su consulenza ebraica sa chi è Necker. Provate a contraddirlo. Provate una volta. Questi scritti sono stati in seguito usati e per questo conservati proprio da quelli che volevano parlare di Dio. Questi testi sono stati poi più volte, attenzione, rimaneggiati, rifusi, rivisti e corretti da quelli che erano interessati a parlare di Dio e poi in seguito ancora variamente interpretati da quelli che volevano parlare di Dio. Ma sono le cose che dico io da 4 anni. Sono le cose che dico io da 4 anni. In altri termini, la Bibbia è il testimone e il frutto di una lunga ricerca di Dio non ancora terminata, durerà ancora parecchio. Questa ricerca non è mai stata univoca, uniforme, pacifica e priva di errori. La storia ci testimonia una ricerca assolutamente varia e spesso equivoca, multiforme, violenta e piena di passi falsi. Bene, cioè io potrei fermarmi. L'unica domanda farei: ma come cavolo fate a costruire una religione su delle premesse simili? Questa è la realtà, che non dipende ancora dalle traduzioni. Tra le varie cose che ho scritto nei miei libri, sono quelle che la Bibbia parla di ingegneria genetica, che gli angeli biblici non sono entità spirituali, ripeto, gli angeli biblici, cioè i malachini di cui parla la Bibbia, che i cherubini non solo non sono angeli ma erano macchine, che Satana, inteso come principe dei demoni dell'Antico Testamento, non esiste, che Lucifero, inteso come capo dei, non esiste, e tutta una serie di cose di questo tipo. Ho scritto che il termine Elohim, che viene tradotto con Dio, viene tradotto malamente, perché nessuno malamente, viene tradotto falsamente, non malamente, bisogna essere più chiaro, perché nessuno al mondo sa cosa voglia dire il termine Elohim, nessuno al mondo lo sa, quindi bisognerebbe non tradurlo. L'unica cosa che si sa è che è un termine plurale e che viene tradotto al singolare con Dio. Perché siccome nella Bibbia ci deve essere Dio, deve voler dire Dio. Ma come spiegano bene questi esegeti, nella Bibbia non c'è neppure la parola che contenga il concetto di Dio, come lo interpretiamo noi, che è un concetto puramente greco e ellenistico. Nel pensiero giudaico non c'è. Allora il termine Elohim, per esempio, è uno di quei termini su cui sono molto contestato, perché ovviamente nel momento in cui io dico che è plurale, no, è chiaro che allora insomma le cose cominciano a farsi un pochettino più difficile per gli esegeti spiritualisti, teologi monoteisti. E allora ne vengono fuori, e qui vi faccio soltanto un esempio di una curiosità, ne vengono fuori, non voglio entrare nel merito che non abbiamo tempo, vengono fuori tutta una serie di interpretazioni, quindi un plurale di maestà, un plurale di dignità, un plurale di astrazione, cioè nei secoli hanno inventato tutte le definizioni possibili per cercare di spiegare come mai è plurale. Un professore ebraico, lui sì professore, io non lo sapete, non sono niente. Un professore ebraista, biblista, ha detto: Biglino non ha neppure capito che quando Elohim è usato col termine al singolare indica Dio, quando è usato col termine al plurale indica le divinità pagane, cioè gli idoletti di pietra. Ok? C'è qualcuno che ha una Bibbia?
cristiana mi è stata rubata assieme a tutti gli appunti che mi hanno rubato a fine luglio, che mi hanno fatto sparire tutto. No. E quindi ho dovuto ricominciare adesso da capo a tentare di ricostruirmi 2 anni di... Tutto mi ha fatto sparire. Sì. Finisco solo questa cosa qui, altrimenti il concetto poi non si capisce. Genesi, questa qui è una Bibbia dell'edizione San Paolo, eh? Genesi 20:13. È Abramo che parla. Ah, a proposito di Abramo, se volete ve la leggo, ho lì l'email. Professor Robert Wexler, che è il presidente dell'American Jewish University di Los Angeles, in risposta a delle domande che io gli ho fatto via mail, perché i rabbini americani rispondono molto volentieri, sono molto aperti, mi ha detto che la maggior parte dei loro studiosi biblisti pensa che Abramo non sia mai esistito. Questo è giusto per averlo con me. Alcuni, mi scrive che alcuni di loro pensano che neppure Mosè sia esistito, quindi con la Bibbia facciamo finta che è meglio. 20:13, è Abramo che parla. Sapete che la storia della salvezza inizia... Della salvezza da che cosa? Non lo so, perché nell'Antico Testamento il peccato originale non c'è, quindi non so da che cosa dobbiamo salvarci, ma come? Va bene. La storia della salvezza, secondo la dottrina, inizia con la cosiddetta vocazione di Abramo, cioè Dio arriva, chiama Abramo dalla sua famiglia, poi se abbiamo tempo vi faccio vedere di che cosa si occupa, di che popolo si occupava Dio, se abbiamo tempo. Chiama Abramo e lo porta nella terra di Canaan, giusto per sintetizzare. E qui in 20:13 Abramo dice: or avvenne che quando Dio mi fece errare lungi dalla casa di mio padre, io dissi. Qui Dio in ebraico è Elohim. Or avvenne che quando Dio mi fece errare lungi dalla casa di mio padre. Genesi 20:13, questi qui sono i libri che vanno nelle facoltà di teologia, nelle biblioteche delle più importanti università del mondo che si occupano di appunto teologia, di Bibbia, eccetera. Genesi 20:13, e qui c'è la traduzione letterale, questi qui sono i libri su cui, 17 di questi libri sono miei come traduzione, questo qui no. E fu come che fecero, questa è la traduzione letterale, quindi non è nell'italiano normale, e fu come che fecero vagare me Elohim da casa di padre mio. Lì c'è scritto, quando Dio mi fece errare lungi. Qui c'è scritto, e fu come che fecero vagare me Elohim, quindi Elohim non viene tradotto giustamente, ma il verbo è fecero vagare me. E in plurale, itu, in ebraico, itu è plurale. Allora noi abbiamo la Bibbia che va nelle facoltà degli studiosi, che viene tradotta in modo corretto, perché altrimenti gli studiosi pigliano questi per le orecchie e dicono: ma signori, ma siete pazziti, non riconoscete neanche un singolare da un plurale. La Bibbia per le famiglie ha il singolare. Sapete qual è la curiosità? Che la casa editrice è la stessa, ed è qui vicino a voi, a Cinisello Balsamo, sono le edizioni San Paolo, che per le famiglie mettono il verbo al singolare, per gli studiosi lo mettono giustamente al plurale. Allora quel professore biblista, ebraista, che dice biblio non ha neanche capito che quando il verbo è al plurale indica le divinità pagane, lui deve prendere atto che in ebraico c'è scritto che a chiamare Abramo sono state le divinità pagane, non Dio. Lui deve prendere atto. Dovrebbe stare attento. Però siccome la gente non legge, poi però c'è chi invece arriva alla settima fetta, e chi arriva alla settima fetta ci sta un attimino più attento. Questa è la realtà dei fatti. Non è l'unico esempio, ce n'è un altro in Genesi 35:17 uguale, lì è Giacobbe che parla, e dove nella Bibbia per le famiglie c'è scritto Dio mi si fece vedere.
nella Bibbia ebraica c'è scritto gli Elohim mi si sono fatti vedere, addirittura con l'articolo lì c'è gli Elohim, addirittura con l'articolo, che ovviamente in italiano non c'è, perché altrimenti anche l'articolo crea un problema, no? Perché Dio con l'articolo, Dio è Dio, non è il Dio, Dio è Dio, quindi l'articolo no, verbo plurale diventa singolare. Questa è la realtà dei fatti. Finta che Dio ci sia. Lo sanno? Fanno finta che nella Bibbia ci sia Dio. Il problema è che quando uno si costruisce tutta la carriera, cioè io quando ho cominciato nel 2010 a pubblicare il mio primo libro, in 2 minuti ho perso il mio lavoro di traduttore, quindi dal 2010 in avanti io non ho più nulla da perdere salvo la mia faccia. Chiaro che chi ha una carriera accademica costruita su quelle cose lì. Allora, ce ne sono molti che sono in buona fede, e le spiego.